sono girate le spalle del difensore che ha perso di vista la palla e è andato dritto su di me e mi ha sbilanciato quel tanto che bastasse per farmi arrivare sulla palla, quindi ci poteva sicuramente stare, magari non se l'ha sentita di fischiare, poteva cambiare la partita, però sono episodi che durante l'arco di una partita ci sono, il nostro pensiero è quello di pensare alla prestazione che abbiamo fatto, che è stata sicuramente buona, è stato un passo in avanti, ci sono cose da migliorare, però c'è per fortuna ancora un po' di tempo per metterci a posto, però le indicazioni sono positive secondo me, quindi continuiamo a lavorare. Ecco, l'intesa con Grossi a che punto è? Ma oggi era difficile trovare per lui spazio tra le linee, perché avevano un giocatore davanti alla linea difensiva che gli faceva da schermo, quindi era costretto un po' ad allargarsi, quindi io rimanevo un po' in balia di due difensori centrali, però è una squadra di categoria superiore, quindi avevano preparata bene perché lui se riesce a trovare spazio lì, tipo a mandare in porta quando vuole. Quindi però piano piano stiamo migliorando, so che giocate può fare lui, quando posso andare in profondità, quando gli serve un appoggio vicino, ho detto c'è del tempo per arrivare pronti al campionato che è il nostro obiettivo.